della tua gara? Ma io sono molto appassionato di queste gare di Extreme Triathlon e volevo iscrivermi al Norseman, ma al Norseman è praticamente impossibile iscriversi perché ci sono troppe richieste. Ho detto, me ne organizzo una, così posso finalmente farla. E alla fine mi è sfuggita di mano, quindi è diventata una cosa più grossa. E quel giorno lì non potrò farla. E è venuto fuori lo Storm, una gara che parte dal lago di Seo, poi sale lungo la Valle Camonica, si sente dall'accento che sono bresciano, quindi è tutto in territorio. Fa il passo del Montirolo, il passo del Gardia in bicicletta, e poi da Ponte di Legno, 42 km con un bel dislivello, per arrivare in cima a un passo che si chiama Passo Paradiso, sopra il passo del Tonale, dove ci sarà l'arrivo. E stiamo veramente cercando di creare qualcosa che non ha mai fatto nessuno. Quindi immagino una natura incredibile. Esatto. Paesaggi inimmaginabili, popolerete. Esatto. Gli atleti. Dici bene, perché stiamo costruendo tutto perché l'atleta e anche tutte le persone che lo accompagnano non abbiano nessuna preoccupazione, possano godersi la gara facendola o assistendo alla gara con senza nessuna preoccupazione, un'esperienza globale, non solo la gara in sé, ma tutta l'esperienza. Quindi presumo che questi sono i vostri territori di allenamento. Anche, sì. È un piacere anche far conoscere l'estero, gli amici di giro di tutto il mondo, i territori di allenamento, una gara in panorama nazionale. Esatto, le due entità che organizzano la gara, oltre a me che l'ho ideata, ma io sono parte di tutte e due, sono una società bresciana che si chiama Decisamente Giovani, con 50 soci, imprenditori locali, che non vuole guadagnare, vuole promuovere il proprio territorio, e l'altra è 030 Triathlon, che è la mia squadra di triathlon, sono dei miei amici, che è la squadra che patrocina lo Stoneman come filtri, come squadra affiliata alla federazione. Allora, non vediamo l'ora di, come mi sono iscritto, di sentiero, di poter avere la possibilità di partecipare, di poter collaborare questa avventura e poter volentieri. Quindi vi faccio tanti complimenti, grazie a voi.